Ah, eccoci con Maria. Allora, ciao. Ciao. Allora, un occhio sicuramente deve andare ancora a quanto è successo domenica contro Caserta, una partita veramente al cardiopalma che vi ha visto sotto per due set, forse un po' di confusione, non eravate scese in campo in quel momento, poi qualcosa si è acceso e siete tornate a giocare come sapete fare. Sì, diciamo che i due primi set Caserta ha giocato la sua partita, ha giocato bene, noi non siamo riusciti a prendere il suo ritmo e abbiamo faticato parecchio, soprattutto il secondo, sbagliando troppo, più di solito. Però devo dire che siamo stati bravi al terzo set comunque a tenere la testa in partita, a non mollare mai, anche in quinto quando eravamo 8-12 a finire la partita e non 15-13, quindi. Bene, sono contenta per la squadra e per questa dimostrazione di atteggiamento in campo. Lo slogan della squadra è un po' testa e cuore, insomma, ce lo si porta avanti e ancora una volta è venuto fuori questo valore, soprattutto a far vedere che siete proprio una squadra. Sì, secondo me è una delle nostre forze che siamo una bella squadra, che sappiamo i momenti difficili. E anche comunque continuare a lottare e si è visto così la domenica che siamo contentissime di aver preso questi due punti. Adesso vi state preparando a una trasferta in terra sarda, andrete ad Olbia, una squadra che sta affrontando un momento non felicissimo quest'anno, solo 5 punti raccolti, non per questo una squadra da sottovalutare. No, certo, tutte le squadre che sono in A2 sono un avversario forte. Quindi dobbiamo avere occhio e stare attenti come sempre.